Donna, dov'è il tuo kefi? Ce l'ho il kefi, ho un sacco di kefi. No, non ce l'hai affatto. Se invece? No, per questo sei così nervosa e secca. Secca? È troppo tardi per il caffè. Ehi? Tutti quelli del gruppo di Nico? Sarà diverso, ma ora ti chiedo di essere forte e di schiacciare il bottone al segnale. Lo farai? Certo. Ok. Mamma, ti voglio bene. Non vorrei interrompervi, ma dobbiamo andare. Tieniti pronta. Volevo farlo. Mentre vivevo con tua madre, stavo cominciando a perdere di vista tutte le mie responsabilità. Stavo diventando un nano. Ed è una brutta cosa. Per un dio, Zeus e Rete. Per il nostro domani lavorativo, perché non si sa, non sappiamo che fine faremo. Perché ho preso la decisione di occuparmi di questa vicenda delle persone malate di Rete. Ciao Silvio, ti disturbo? No, dico, ti rendi conto di che ore sono, sì? Sì, sì, ma devo dirti una cosa importante. Entra. Progetto? Sta succedendo, è reale. La squadra costruttori è composta da Tyson e dai suoi due cognati, Jason e Zach. Mentre Tyson gestisce le relazioni con i clienti, Jason e Zach si occupano. Questo frullatore che non puoi lasciare in questa città. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del secondo round. Perché il primo round ho messo delle canzoni che però magari la poesia. Sì, invece nel round io voglio proprio omaggiare quello che per me è il più grande poeta contemporaneo vivente. Ma dici un po' allora, chi è questo poeta? Umberto Tozzi. Umberto Tozzi. Ho sentito delle risate alquanto fuori luogo. No, perché sai, il più grande poeta vivente. Quindi faremo, oltre al Poetry Slam, proprio una lezione monografica su Umberto Tozzi e la sua opera, il suo corpus. No. Partendo da questa. Credo non sia vietato. Sta regolando.